Ciao a tutti, sono Marco Casario e siamo qui per l'ultimo video dedicato al responsive design. Nei precedenti video abbiamo visto come creare e gestire le media queries dei CSS3 per andare a ridefinire attraverso alcuni parametri e proprietà gli elementi della pagina, del contenuto di una pagina web. Abbiamo visto che tool utilizzare e ne abbiamo installati alcuni sul nostro browser. In quest'ultimo episodio andremo invece a vedere e a scrivere un po' di codice. Utilizzeremo l'approccio mobile first e andremo a definire per le basse risoluzioni, quindi risoluzioni che gestiscono schermi, dimensioni di schermo degli smartphone, andremo a vedere come approcciare la ridisposizione degli elementi e come andare a creare i CSS per gestire l'adattabilità della nostra pagina. Quindi iniziamo subito. Cominciamo quindi a definire che cosa sono i breakpoint. Per breakpoint si intende il punto o i punti ai quali la pagina web reagirà, quindi adatterà il suo comportamento e ridisporrà i suoi elementi in modo tale da rendere il contenuto usabile e leggibile da parte dell'utente. Con i breakpoint, definendo appunto i breakpoint e scrivendo i CSS ad ogni breakpoint, andremo a dire alla pagina come dovrà comportarsi, come dovrà ridisporre i propri elementi, in modo tale da poter rendere possibile all'utente la navigazione e la fruizione dei contenuti su qualsiasi schermo e a qualsiasi risoluzione. Sono n i breakpoint da gestire, quindi partendo dagli smartphone, quindi dagli schermi più piccoli, fino ad arrivare ai cosiddetti large screens, ovvero web television o schermi ad alta risoluzione o di dimensioni appunto di schermo piuttosto grandi. L'approccio che utilizzeremo è l'approccio per i nostri esempi, sarà l'approccio mobile first. Fondamentalmente esistono due tipi di approccio, il desktop first e il mobile first, o il mobile up e il mobile down anche detti. Il mobile first è appunto quell'approccio che vede e parte dalla progettazione della pagina, della web application o delle web pages a basse risoluzioni, quindi definendo la disposizione degli elementi su schermi piccoli, quindi smartphone fondamentalmente. E poi, partendo da questi piccoli schermi, si passa a schermi sempre più grandi, definendo appunto come dovrà comportarsi il contenuto al cambiare delle dimensioni degli schermi e delle risoluzioni. La prima regola, che è quella che andremo ad utilizzare anche noi in questi esempi, è la regola che segue diciamo il contenuto in base allo schermo all'interno della quale è caricata. Infatti andremo proprio a definire i CSS, le media queries, il primo breakpoint fondamentalmente, cercando di capire, rimpicciolendo la schermata del browser, andando a capire come dovrà disporsi il contenuto affinché possa essere leggibile e fruibile da parte dell'utente. Quindi la regola principe per questo approccio, per l'approccio di mobile first, è quella di seguire e lasciarsi guidare dal contenuto dell'applicazione o della pagina web. Andiamo a vedere innanzitutto, la nostra applicazione, o meglio, la nostra pagina web. Commentiamola velocemente, è una pagina piuttosto semplice perché è composta da questo menu in alto, menu verticale per ora, quindi sviluppo del menu verticale. Poi abbiamo una parte centrale a sinistra e una sidebar a destra. Nella parte centrale c'è appunto il contenuto della nostra pagina web. Nella parte a destra c'è invece una sidebar che contiene i link ad altre pagine web, un banner pubblicitario, dei tag, dei commenti, e poi abbiamo una parte finale della pagina come fosse un footer con tre elementi disposti orizzontalmente. Bene, quindi abbiamo detto che l'approccio mobile first è quell'approccio che parte dalle risoluzioni, dalle dimensioni di schermo più piccoli. Per aiutarmi io andrò a
lanciare un bookmarklet, quindi è un tool che il Media Query Bookmarklet in particolare, che è un tool che di cui abbiamo discusso nel primo video e che abbiamo appunto installato all'interno del nostro browser, in questo caso di Google Chrome. Quindi lo vado a lanciare. Vedete, è comparso un righello orizzontale e un righello verticale all'interno della mia pagina e questo box che mi dice la risoluzione, sia in pixel, in termini assoluti, che in termini percentuali, e mi aiuterà torniamo sull'intestazione, e mi aiuterà nella definizione, e ridisposizione del contenuto. Quindi posizioniamoci all'incirca a 400 pixel, anche perché la pagina non riesce a rimpicciolirsi di più nella mia risoluzione. Vedete, a 400 pixel diventa piuttosto illeggibile. Possiamo chiudere adesso il bookmarklet. Diventa piuttosto illeggibile il contenuto. Per quale motivo? Perché la parte centrale, che è il contenuto più importante del sito, ovvero la ricetta del giorno, occupa lo stesso spazio della sidebar. Perché è appunto un layout che ha la pagina divisa in due porzioni e la porzione di destra a queste piccole risoluzioni occupa quanto la porzione di sinistra. Scendendo, vedete lo stesso problema ce l'ho con tutti quanti i contenuti della sidebar e infine noto un'altra cosa, ovvero la poca leggibilità di questo footer composto da queste tre immagini che sono molto piccole e i testi molto attaccati, quindi insomma difficilmente leggibili. Posso immediatamente capire come dovrà comportarsi la mia pagina e come dovrà ridisporre gli elementi e in particolare sicuramente quello che voglio andare a forzare è una rottura della sidebar di destra che dovrà andarsi a disporre sotto il contenuto principale, quindi la pagina non dovrà più essere a due colonne, ma monocolonna con gli elementi che si dispongono in senso verticale. Quindi avrò il menu, il contenuto centrale della pagina, sotto al contenuto centrale ho i link con quella che prima era la mia sidebar. E infine posso andare anche a definire questi elementi di footer invece che disposti orizzontalmente, anche questi disposti verticalmente. Perciò adotterò per l'approccio mobile first, adotterò una visualizzazione dei contenuti della mia pagina totalmente verticale. Vi faccio vedere direttamente il risultato finale della pagina, poi andremo a discutere come l'ho realizzato. Per farvelo vedere, questa volta utilizzerò un altro bookmarklet che vi ho fatto installare all'interno del vostro browser nel primo video, è il Responsive Web Design Bookmarklet. Lo lancio, vedete, questo bookmarklet mi permette di andare a forzare la dimensione della mia pagina, della viewport del mio browser, in questo caso a 320x480 pixel, che è all'incirca la risoluzione e la dimensione di schermo di uno smartphone e vedete che adesso il mio contenuto centrale non subirà più il rimpicciolimento dovuto alla sidebar laterale che se scorro la pagina è andato a finire in basso e si svilupperà in senso orizzontale. Stesso discorso per il footer che vedrà i tre elementi, questa volta molto più leggibili, svilupparsi in senso verticale. Andiamo a capire come abbiamo realizzato queste ridisposizioni di elementi. Quindi, torniamo all'interno della nostra pagina, apro Sublime Text, che è fondamentalmente l'editor che utilizzo, e vi apro velocemente la pagina index.html, semplicemente per farvi vedere che abbiamo una disposizione, abbiamo degli elementi semantici piuttosto semplici, quindi abbiamo il nostro body, poi abbiamo un div con id container, dopodiché definiamo un menu di navigazione con il tag HTML5 nav e dopodiché con degli article e dei section definiamo la parte centrale della pagina e le altre parti, in particolare con il tag aside, definiamo la sidebar laterale di destra. Che cosa deve cambiare all'interno del nostro CSS? Lasciatemi tornare un secondo alle slide. Quindi la prima cosa che devo fare è fare in modo che le
le immagini vengano mostrate alle loro dimensioni. Quindi, nel momento in cui si rimpicciolisce lo schermo, non voglio avere situazioni in cui le immagini possono andare in overlapping a dei contenuti, ma voglio che la loro dimensione venga forzata al 100%, ma del container all'interno del quale vengono contenute. Per far questo utilizzo semplicemente, come vedete dal codice in questa slide, utilizzo la proprietà max width settata al 100% e lo faccio sia per la classe main image, sia per la classe slats image e per la side, ovvero per le immagini che avevo sulla parte destra della sidebar. Seconda cosa che devo fare è andare ad aggiungere la media queries per gli small screen. Quindi abbiamo visto prima che come voglio che vengano ridistribuiti gli elementi per risoluzione di smartphone, quindi 400 pixel, andrò a scrivere la media queries con chiocciola media screen end, quindi operatore logico end max width 400. Quindi sto dicendo che non appena scatterà la risoluzione, o meglio, la risoluzione andrà sotto i 400 pixel, la mia pagina dovrà comportarsi in un certo modo. In che modo? Dovrò togliere la sidebar di destra e farla sviluppare verticalmente. Come faccio? Utilizzo un display block che applico all'elemento aside. Automaticamente questo elemento mi permette di forzare l'andata a capo della sidebar laterale, a cui poi do un width, quindi una dimensione in larghezza del 100%. Infine, per mandare a capo gli elementi della lista, vi ricordate la lista in basso, il footer con le tre immagini e i tre testi, utilizzo un clear both per creare una lista verticale e do larghezza agli elementi. Quindi imposto il width al 100%. Semplicemente aggiungendo queste due porzioni di codice che vi faccio vedere all'interno della nostra pagina, se apro infatti il CSS e vado in fondo alla pagina, vedete ho inserito qui dei commenti, step 2, aggiungo le media queries per gli small screen e avrò gestito proprio il media con una max width di 400 pixel, nelle side ho dato un display block con width 100%, per mandare a capo gli elementi della lista ho dato un clear both e ancora un width 100%, poi ho gestito anche dei margini, del margin bottom che ho impostato a 0,625 em, con appunto riferimenti relativi e non assoluti. Andiamo a vedere come si comporta quindi a questo punto la pagina. Vedete che quando andrò a ridimensionare la mia pagina e arriverò alla dimensione di 400 pixel, ecco qui che avete visto è scomparso il menu a destra, o meglio, scusate, la sidebar a destra e i contenuti adesso vengono visualizzati verticalmente. Le immagini occupano esattamente il 100% del loro container. E andiamo anche ancora più in basso per vedere che anche gli elementi del footer, le tre immagini con il testo, non sono più disposte orizzontalmente, ma vengono visualizzate verticalmente. Torniamo adesso alla nostra pagina e in particolare alle nostre slide, perché c'è da fare un'altra considerazione. Finora abbiamo gestito la media query, il breakpoint, come breakpoint fisico, usando cioè dei riferimenti assoluti. Abbiamo impostato appunto un max width di 400 pixel. Il problema di esprimere in pixel i breakpoint, quindi di usare breakpoint fisici, è che abbiamo il limite di dover aggiornare o aggiungere una risoluzione ogni volta che un nuovo device, e quindi una nuova risoluzione, deve essere gestita. Per evitare di dover inseguire la tecnologia, quello che facciamo è convertiamo i breakpoint in breakpoint logici, esprimendo appunto il valore delle media queries in termini percentuali. Come calcoliamo il termine percentuale del nostro breakpoint? Utilizzando la formula che abbiamo introdotto nel, credo, secondo video, che è target diviso context, dove appunto target è il breakpoint, nel nostro caso sono i 400 pixel, mentre il context è la dimensione del base font che di solito come standard è settata a 16 pixel. Quindi nel nostro CSS andremo banalmente a modificare la riga della media query se andremo a scrivere invece che max width 400, lo vedete scritto nella slide, max width 25 em.
25 è appunto il risultato della divisione 400 diviso 16. Vi consiglio un link molto interessante, lo vedete in questa slide, che vi permette di andare a ottenere breakpoint logici senza dover fare calcoli matematici complessi. Quindi andiamo a vedere come cambia il nostro codice. Mi apro il file completo, vi faccio vedere nel CSS, quindi quello che ho fatto è stato semplicemente gestire per la media queries. La prima media queries, quella che prima era definita a 400 pixel, dare un max width di 25 em. Il risultato ovviamente non cambia, lo vedete caricato in questa pagina che è la versione completa, che vi faccio vedere caricata con il bookmarklet di Responsive Web Design. Vedete che alle basse risoluzioni tutto quanto è disposto verticalmente. Mano a mano che allargo le risoluzioni, quindi qui sono su uno smartphone in landscape, qui sono in portrait su un tablet, sto a 768x1024 pixel, continuo a conservare l'impostazione verticale tranne che per il footer basso. Infine, vedete che quando clicco su un tablet landscape sto già ad una risoluzione di 1024x768, quindi il breakpoint scatterà 1024x768, la sidebar tornerà a occupare la porzione di destra e rendendo comunque completamente fruibile e leggibile l'intero contenuto. Bene, in questo veloce video quindi abbiamo visto come impostare con l'approccio mobile first il primo dei breakpoint, quello per gestire le risoluzioni e le dimensioni di schermo degli smartphone. Con lo stesso approccio andrò poi a definire i breakpoint per gli altri device, quindi tablet 7 pollici, tablet 10, desktop e large screen, che vuol dire fondamentalmente web television. Con questo video concludiamo il percorso dedicato al responsive web design, a CSS3 e all'HTML5 e noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video. Grazie a tutti, ciao!